scoprirai, molte cose imparerai. Trippi! Ehi, sono io, Blippi, e quest'oggi siamo al palazzetto dello sport di Gainbridge a Indianapolis, Indiana. Farò un po' di esercizio fisico. Ehi, perché non giochiamo a pallacanestro? Adoro la pallacanestro, venite! Wow! Ehi! Avete capito dove siamo? Siamo in un campo da pallacanestro! Già! Wow! Non vedo l'ora di poter giocare a pallacanestro con voi! Già! Adoro questo sport! Ma sono particolarmente emozionato perché questo non è un normale campo da pallacanestro, ma è molto speciale perché... l'Indiana Fever si allena qui! Già! E guardate il loro logo! Wow! È molto colorato! Abbiamo il colore rosso, il colore blu, il colore bianco e anche il bel colore giallo! Wow! Avete visto anche voi laggiù? Già! È proprio un canestro! Andiamo! Wow! Guardatelo! Non posso credere di essere così vicino a uno dei due canestri che vengono usati dall'Indiana Fever! Guardate, c'è l'anello e la rete che scende giù. E vedete il rettangolo dietro il canestro? Già, è un rettangolo ed è chiamato tabellone! E sopra, il cronometro! Woo! Oh, ho veramente voglia di giocare un po' e fare tiri da tre punti! Tiri sotto mano! Wow! È una professionista ed è bravissima! Tamika Catchings! Ciao, Tamika! Io Ciao, sono Blippi! Ah. Wow! Non ti andrebbe di giocare un po' insieme? Sarei felicissima di giocare con te! Wow! Sarà davvero spettacolare! Ma, Tamika, dobbiamo fare qualcosa prima di iniziare a giocare? Oh, ma certo! Dobbiamo fare stretching! Ok, facciamo stretching! Che esercizi di stretching preferisci fare prima di una partita? Beh, ogni volta mi piace iniziare con le gambe. Eh sì, dobbiamo scaldare le gambe e dopo scaldare le braccia. Quindi iniziamo con un esercizio semplice, un piccolo stretch. Teniamo le due gambe vicine, okay. I piedi vicini, e poi abbassiamo la schiena dal fondo. Ok. E proviamo a toccare terra, piano, il più giù possibile. Wow, mi tocco la punta dei piedi! E a me piace contare, perché contare è molto importante. Proviamo ad arrivare fino a tre. Ok, contate anche voi fino a tre? Bene, cominciamo! Uno, due, tre! Wow. Oh, sciogliamo, adesso sciogliamo. Benissimo. Beh, bel riscaldamento. Per giocare in difesa, le gambe devono stare un po' divaricate, un pochino oltre la larghezza delle spalle, ginocchia piegate e le braccia in fuori. Ok, e il sedere in basso. Ci siamo. Tu sei pronto? Sono pronto. Blippi, sei pronto? Sono pronto! E voi siete pronti? Wow, allora cominciamo. Cominciamo! Ora andiamo da una parte all'altra. Mi sposto un po', dobbiamo andare da una parte Partiamo all'altra. Partiamo pure! Sul pitturato, coraggio, iniziamo! Uno... due... e ancora una volta! Tre! Wow! Tre scivolamenti per la difesa, è stato fantastico! E direi che ora siamo pronti a conoscere lo sport della pallacanestro! Ma ci siamo dimenticati qualcosa? Beh... se guardo come siamo vestiti, forse è meglio cambiarci. Tu sei pronto? Sono pronto! Uno, due, tre! Tre! Wow, Tamika, sei bellissima! Anche tu stai bene! Wow. Ora siamo pronti a giocare con la palla da basket! Allora, da che cosa cominciamo? Beh, direi che dovremmo... iniziamo con i palleggi, poi proviamo i passaggi e alla fine proveremo a tirare a canestro! Beh, adoro fare canestro! Wow! Oh, stupendo! Bella la tua tecnica, Blippi, mi piace proprio! Ok, allora, come si palleggia? Beh, credo che la cosa più importante quando si inizia a palleggiare è imparare a usare sempre i polpastrelli, non il palmo, ma sempre i polpastrelli, chiaro? Quindi ora faremo tre palleggi, solo con la mano destra e usando sempre i polpastrelli. E anche i polsi, ti senti Certamente. Pronto? Certamente! Forza! Ok, iniziamo! Uno, due, tre! Wow! Ora abbiamo palleggiato con la mano destra, quindi proviamo con...
Mano sinistra! Ok, cominciamo! 1, 2, 3! Grande! Oh, niente male questi palleggi! Adoro palleggiare! Ora vuoi provare qualcosa di un po' più impegnativo? Certo, proviamo qualcosa di un po' più difficile! Va bene, sarà tutto più veloce. Faremo dei crossover. Quindi stavolta non useremo una sola mano, ma inizieremo con una mano, passeremo all'altra e poi ancora e ancora. Ok, ci proviamo! 5 volte! 5 volte? 5 volte! Ok! 5 volte, iniziamo, pronti? 1, 2, 3, 4, 5! Ottimo lavoro, wow. Blippi! Palleggiare è troppo bello! Adesso però è il momento dei passaggi! Sono pronto? Perfetto, ora faccio un passo. Passo e rimbalzo. Wow! Passo, rimbalzo! Ottimo lavoro, Blippi! Wow, è divertente! E notate che quando passate e fate rimbalzare la palla, non deve mai rimbalzare al centro della traiettoria, ma leggermente più avanti del centro esatto, capito? Okay. Quindi wow. Così sale più in fretta, bravo! Ancora uno, Blippi! Ancora uno! Wow, ottimo lavoro! Quanto divertente! Sei un professionista ormai! Prendila! Ok, quindi adesso facciamo un passaggio sopra la testa! Ottimo lavoro, Blippi! Wow, mi piace questo! Ah sì? E come mai ti piace? Lo trovo divertente! Senti che c'è tantissima energia nelle braccia quando sono sopra la testa e puoi passare con molta forza! Hai davvero dei bei muscoli! Allora, questi sono i passaggi sopra la testa! Wow! Quindi abbiamo fatto i palleggi e anche i passaggi! Cosa ci stiamo dimenticando? Anche le tecniche di difesa! Già, la difesa! Dobbiamo tirare! Già. Come abbiamo fatto a dimenticarcene? Guarda che bel movimento! Bravo! Allora, a me piace sempre, quando vengo ad allenarmi, partire da vicino al canestro, okay? Quindi ci avviciniamo solo un pochino, ok? Non dimentichiamo quello che abbiamo imparato. Vi ricordate i polpastrelli per il palleggio? Mm-hmm. Bene, per tirare a canestro è lo stesso. Quindi, in posizione... Wow! E canestro! Super liscio! Non hai neanche toccato il tabellone? Beh, siamo molto vicini, quindi la palla entra direttamente nel canestro e vediamo insieme come. Posso provare? Ma certo che puoi! Ok, allora provo da questa parte e dal lato sinistro. Quindi posiziono la mano così. La palla sui polpastrelli. Sui polpastrelli. Sì, e come devo tenere il braccio? Deve stare a 90 gradi. Ok, wow! Quello è un angolo di 90 gradi? Sì! E l'altra mano va, sì, proprio lì. Come e poi la lettera devi... L. Canestro! Bravissimo! Bel tiro, wow, Blippi! Wow, ce l'ho fatta! Beh, quali altri tiri si possono fare? Beh, sai una cosa? Proviamo a fare un tiro in sospensione. Allora, se tu rimani qui, io mi sposto un po' e facciamo un tiro in sospensione. La cosa importante, quando si fa un tiro così, è che si deve saltare per stare in sospensione. Ci si stacca dal pavimento per poi tirare. Ok, iniziamo! Prima, ci siamo? Un passaggio a due mani. Wow, canestro! Ok, adesso è il mio turno. A te la palla. Vuoi tirare dal mio stesso lato? Sì, vado da quella parte, quindi sul lato destro. Ok, sei pronto? Passaggio a due mani, poi salto e tiro. Ok, ci siamo. L'ho mancato, ma va bene lo stesso. Ho bisogno di fare un po' di pratica. Dai, prova ancora una volta. Ok. Secondo me ce la fai. Sei Riproviamoci. Pronto? Forza, Blippi! Facciamo il tifo per Blippi! Forza, Blippi! Così. Wow, è entrata! Che sciocchino! Ci sono altri tipi di tiro che possiamo imparare? Beh, ce n'è uno importante per quando non si riesce a tirare da così lontano. Infatti, a volte, devi saper tirare da molto vicino al canestro. E allora, la cosa migliore è usare il tiro in gancio. Wow. E qual è la tecnica per un buon tiro in gancio? Beh, il più delle volte sono i giocatori più alti a farlo, ma anche le guardie tiratrici ne fanno, soprattutto quelle più cattive. Allora, quando si è in aria e arriva la palla, palleggio e poi il gancio, ovvero la palla va sopra la testa e si mette dentro come un gancio. Okay? Ok? Proviamo a metterla dentro. Wow! Un tiro davvero perfetto! Anche la difesa non era male. Ci ho provato, così, mani in alto! Ok. Bene, sei pronto? Certo che sì. Perfetto, vuoi provare? Allora, per un buon gancio, qual è la prima cosa da fare? Allora, la prima cosa è questa. Devi recuperare la posizione di post. Quindi devi essere rivolto da questa parte. Perfetto. Rivolto così, da quella rivolto parte. Da questa parte. Nel momento in cui ti arriva la palla... Allora, di solito, quando la palla arriva a me... A me piace palleggiare un palleggio, ma posso farne anche un paio. Ok. Poi passo con la sinistra, la gamba destra si alza e poi tiro a gancio. Ok. Allora, vuoi provare? Certo, sono pronto. Bene, ci siamo, Blippi. Forza, 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 Blippi! Ok, prima la posizione di post. E dopo
Palleggio due volte, poi un passo e... gancio! Ma di nuovo ho bisogno di fare pratica, riproviamoci! Beh, era il tuo primo tentativo, no? Sì, quindi... la prima volta, quindi se sbagliate al primo tentativo non importa, dovete solo riprovare. Coraggio! Ricordate? Posizione di posta, palleggio, passo. Wow! Oh, non importa, devo fare più pratica, non bastano due volte. Wow, Tamika, sei davvero un'ottima allenatrice. Grazie, Blippi. Bene, abbiamo imparato a palleggiare, a passare e a tirare. Beh, io non tanto ancora. Beh, direi che siamo pronti per giocare, no? Beh, cosa ne dici di giocare a horse? Wow, adoro quando giochiamo a horse. Voi lo sapete come si gioca? Beh, è un gioco in cui una persona tira a canestro. E se ce la fa, l'altra persona deve fare lo stesso tiro. Ma quando si sbaglia, si riceve una lettera e il primo dei due che forma la parola è quello che perde. Mai arrivare a horse. Ehi, invece di usare la parola horse e tutte le sue lettere, giochiamo con Blippi e usiamo il mio nome. Ah, sai una cosa, Blippi? Sei molto creativo, hai avuto un'ottima idea. Grazie. Allora, giochiamo? Beh, stavo pensando una cosa. Ti sei allenato tutto il giorno e sei diventato molto più bravo. Quindi sei pronto a dare spettacolo. A dare spettacolo? Vi presento i giocatori di oggi. Vestito di arancione e di blu, il vostro principe Blippi! E astro della pallacanestro, quattro volte campionessa olimpica e stella dell'Indiana Fever... Tamika Catchings! Usiamo la mano destra. Lato destro si tira con la destra. Ok! Wow! Ok, iniziamo dal lato destro e quindi tiro con la destra. Ci siamo? Bravo, Blippi! Ce l'ho fatta! Ok, ora vai tu. Okay, è il turno Blippi. Di Tamika. Ora da sinistra. Cerchiamo di mirare il tabellone. Ok. È un po' complicato. Lato sinistro e miriamo prima il tabellone. Evviva! Ben fatto, Blippi! Ancora nessuna lettera! Andiamo avanti! Benissimo, ora proviamo con tiro libero! Wow, che cos'è un tiro libero? È un altro tipo di tiro a canestro e i tiri liberi in genere vengono fatti durante le partite. Oh. Se fanno fallo su di te, ti trattengono o ti colpiscono mentre tiri, se io tiro e tu mi tocchi, è fallo e io posso fare un tiro libero. Oh, ho commesso fallo? Canestro! Tamika è veramente brava! Ok, vediamo se ce la faccio. Non voglio beccarmi una lettera. Oh, l'ho mancato! Quindi vuol dire che mi tocca la lettera B, già, B di Blippi! Bel passaggio! Stai migliorando! Wow! Spero di farcela! Oh, ho sbagliato ancora. Quindi ora arriva la L. Ok, ora tocca a Tamika. Vieni, Blippi, ci avviciniamo un po' al canestro, ok? Sì, grazie. Così è un po' più facile. Mira al tabellone. Pensi di farcela? Sai cos'è il tabellone? Certo, il tabellone è quel grande rettangolo dietro il canestro. Perfetto. Oh, ok. Ci siamo. Ben fatto, Blippi. E vai, ce l'ho fatta. Nessuna lettera per noi. Forse possiamo provare un tiro buffo? Proviamo da dietro al tabellone? Sì, proviamo! Non voglio rompere il cronometro! Beh, certo! Salviamo il cronometro! Wow! Ho sbagliato! Ora sono io che copio te! Ok! Allora devo trovare un tiro da fare tutti e due! Che ne dite di un tiro buffo sparato di spalle? Ci siamo! Ce l'ho fatta! Era un tiro davvero difficile! Blippi. Sei stato forte! E vai! Ok, sta per tirare! Mi tocca la B! Ok, dunque, Tamika ha la B
e io ho la B e anche la L. Ok, continuiamo a giocare. Wow! Tamika è veramente uno spettacolo a giocare! Non importa, si può sbagliare un tiro perché tanto si può riprovare. Però questo vuol dire che la I è in arrivo. B, L, E, I. Cosa ne pensi di un tiro dal basso? Dobbiamo andare sulla linea dei tre punti dell'NBA. E proviamo un tiro dal basso. Ok. Il tiro della nonna. Va bene. Pronto? Sono pronto, ci proviamo. Oh, un po' troppo forte. Ok. Allora, adesso faccio un tentativo, perché è un po' complicato questo. Oh! Wow! Ehi, ce l'ho fatta! Pensavo, e se tirassimo ancora da più lontano? Magari possiamo spostarci a metà campo e poi fare un tiro molto, molto, molto lungo! Mi piace! Ok, spostiamoci più in là. Ci siamo! Forza, Blippi! Ups, l'ho mancato. Questo tiro è davvero difficile. Ci sei, Blippi? Ci sono! Wow! Ben fatto! Stai diventando bravo, hai fatto pratica. E tu? Molta pratica. Tu sei una brava allenatrice? Adesso ho la B e la L. La B e la L e io invece la B, la L e la I. Siamo molto vicini. Già. Vicini. Ora mano destra e facciamo un gancio. Ok, un tiro a gancio con la mano destra. Wow! Però ce la facciamo passare da Boomer. Può passarcela Boomer? Sì, facciamocela passare da Boomer. Coraggio, Boomer! Sono libera! Tamika ce l'ha fatta! Ok, adesso sarò io a ricevere da Boomer. Posizione in posizione! Beh, è stato un po' diverso dal mio tiro. Oh no, ne ho dimenticato un pezzo. Ho fatto un vero gancio? No, credo che mi tocchi un'altra lettera. Ti do un'altra possibilità. Un'altra possibilità? Sì. Carino da parte tua, sì, grazie. In posizione. Ok. Voi ve lo ricordate il tipo di tiro che devo fare? Un tiro a gancio. Ok, ci sono. Ci sono andato vicino però, ma ho preso un'altra lettera B. B, L, I, B. Da dietro il tabellone. Proviamo. Da dietro il tabellone. Secondo me ce la facciamo. Di sicuro. Wow! Wow! Avete visto come ha tirato? Wow! Ok, ora tocca a me. Ho sbagliato. Questo significa che ho un'altra lettera. B, un'altra. B, L, I, B, B. Ma mi manca ancora una lettera. Continuiamo a giocare. Wow! Gran bel tiro! Ok, tocca a me. Tocca a te. Coraggio, Blippi! Ho preso un'altra lettera! Ricapitoliamo. B, L, I, P, P, I! Ha vinto Tamika! Beh, ho l'impressione che tu sia esausto. Stai sudando. Ti serve una pausa per bere un po'. Già, idratarsi è molto importante. Pausa per bere! Ci vediamo! Wow, è stato divertentissimo giocare a basket, ma anche molto stancante. Tu sei veramente spettacolare, immagino che giochi da tantissimo tempo. Beh, ci vuole un sacco di allenamento. E quando hai cominciato? Ho iniziato a giocare a pallacanestro in terza elementare. Wow. Ma questo sport ha sempre fatto parte della mia vita, perché anche mio padre giocava. Oh, tuo padre giocava a basket? Che cosa stupenda! Mio padre, mio fratello, mia sorella, mia madre ed io. Wow, che famiglia! Beh, e tu come hai cominciato a giocare?
Beh, uno dei motivi principali per cui ho iniziato a fare sport è il deficit uditivo con cui sono nata. Avevo l'apparecchio acustico e quando ero piccola mi prendevano in giro. Invece con lo sport potevo allenarmi e diventare davvero brava in qualcosa e nessuno poteva più dirmi niente. Wow, è fantastico! E di grande ispirazione! Già, credo che sia importante trovare una passione. Il basket è la mia passione e so che ognuno di voi ha di sicuro la sua. Anch'io ho una passione, adoro ballare! Oh, e voglio farti un'altra domanda. Se io volessi migliorare nella pallacanestro o magari qualcuno volesse diventare un giocatore professionista, avresti qualche consiglio? Ho un sacco di consigli, ma credo che la prima cosa sia fissare un obiettivo. E dopo averlo fatto bisogna allenarsi e allenarsi fino allo sfinimento. Ma ancora più importante, bisogna andare bene a scuola. Questo è davvero importante, prendere buoni voti, esercitarsi e fissare un obiettivo. Lo sapete cos'è un obiettivo? Già, un obiettivo è una cosa che si vuole fare e sapete, si lavora molto molto duramente per riuscirci. Oh, beh, è stato bellissimo giocare a pallacanestro e allenarmi insieme a te. Ma conosci un altro modo per divertirsi facendo esercizio? Ballare! Ehi, Tamika, ti piacerebbe imparare a ballare come me? Beh, Blippi, non saprei. Tu sei molto bravo. Però posso provare a fare del mio meglio? Ok, mi sembra ottimo. Impariamo a ballare. Ok, la prima cosa che vi suggerisco è che per ballare bene bisogna fare sempre un po' di riscaldamento. Quindi muoversi un po'. Fare stretching? Oh, ma abbiamo giocato a pallacanestro, quindi siamo pronti a ballare! La seconda cosa è che puoi muovere il corpo tutto come vuoi e puoi anche inventarti delle mosse. Per esempio, braccia tremolanti! Oppure, visto che abbiamo giocato a pallacanestro, braccia palleggianti! Sto palleggiando delle palle da basket! Wow, è divertente! Sei pronta a ballare seriamente certo, adesso? Certo, sono sempre pronta! Wow! È il momento di ballare! Oh, è stato molto divertente ballare insieme! Ben fatto, Tamika! Grazie, Blippi, però sono stanchissima! Sono stanco anch'io! Mi sono divertita tantissimo oggi! Mi sono divertito anch'io! Grazie di avermi insegnato un mucchio di cose sulla pallacanestro e di avermi allenato! Non so cosa dire! Mi stai facendo arrossire! Cosa carina! Beh, magari potremmo fare un ultimo tiro? Sei pronto, Blippi? Sono pronto! Ok, proviamoci! Wow! Non riesco a credere che abbiamo giocato a pallacanestro con Tamika Catchings! È stata una bellissima giornata! Abbiamo fatto stretching, fatto esercizio e ci siamo tenuti in forma! Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne qualcun altro, l'unica cosa da fare è cercare il mio nome! Ehi, facciamo lo spelling del mio nome? Grande! B-L-I-P-P-I! Blippi! Ottimo lavoro! Beh, ci rivediamo!